La mia opinione è ovviamente negativa, tenuto conto che le tradizioni comunque sono l'ossatura di un popolo e di una società. Non vedo l'addentellato, ricordo perfettamente che il padrino e la madrina dovevano accompagnare i genitori in un percorso formativo del ragazzo. È semplicemente una stupidaggine, anche perché nella forma forse lo tolgono, ma nella sostanza no, quindi poco importa. È diventata solo una formula nella carta, diciamo. Ma in effetti poi non viene più accompagnato il bambino dal padrino o dalla madrina. Quindi realmente questo è un fatto che, ma bisognerebbe semmai sensibilizzare il percorso, già da quando si fa il percorso di cresima, sensibilizzare chi si propone come padrino o come madrina per la persona, a sensibilizzarlo a stare vicino nel percorso, nel tempo, alla persona che si cresima. Io sono d'accordo, perché molto spesso si era costretti e vincolati a dover scegliere delle persone così di circostanza, più per una formalità. E alla fine le persone che vogliono bene ci sono sempre, a prescindere dall'istituzione del padrino e della madrina. Ad esempio, lei ha ancora un rapporto con il suo padrino di battesimo? Non ci sono più, erano i miei nonni. Quindi era una bella figura. Sì. Ecco, in questo caso sì, una figura come i nonni o comunque qualcuno di famiglia, così è una bella... Però secondo me è un bel esperimento che ha voluto fare, ha avuto il coraggio di fare l'orefice, Monsignor Lorefice, io sono a favore. La figura del padrino o della madrina è molto importante per un bambino, quando per qualsiasi cosa... Se i genitori hanno difficoltà, almeno c'è la figura del padrino e della madrina che possono arrivare a quello dove, per sopperire quello che i genitori non possono fare. Non è che io sia molto d'accordo, onestamente, perché non possiamo fare di una stortura un modo di essere. Penso che la figura del padrino e della madrina nell'istruzione spirituale di un ragazzino è importante. Tutto qua. Ecco, sembra che si sia svilita, almeno certo, a detta dell'arcidiocesi. Sa com'è? Per ora va così e si deve fare in questo modo, ma non lo condivido. Ecco, lei che ricordo ha dei suoi padrini invece? Bellissimo, molto bello, ero molto legata a loro, erano due miei zii, uno per il battesimo e uno per la cresima, e ne ho sempre un ricordo affettuosissimo. Io, essendo un cattolico credente e praticante, mi è sembrata una novità un po', però evidentemente quello che dice il nostro arcivescovo, che ritengo una grande persona, ha ragione nel dire che sembra che questa figura si sia svilita. Assolutamente sì, penso proprio di sì, perché i padrini non sono quelli che sono quelli che dovrebbero guidare un bambino o una bambina lungo il percorso della vita, a seguirli per avere fede in Dio principalmente.